Mezzanotte 27, buonasera, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Lasceremo la Siria ma continueremo a combattere l'ISIS sostenendo Assad. Donald Trump rindica le sue priorità nella prima intervista da presidente eletto e parlando degli Stati Uniti dice dobbiamo unire il paese. Ma anche oggi non sono mancate le critiche contro di lui. Sentiamo. Dobbiamo unire il paese, la strada migliore per ottenerla è quella di creare posti di lavoro. Parla al Wall Street Journal Donald Trump ed i suoi toni non sono più quelli duri della campagna elettorale, ma quelli del 45esimo presidente degli Stati Uniti che il prossimo 20 gennaio riceverà il testimone da Barack Obama. Un'eredità difficile da raccogliere e forse anche per questo, dopo il colloquio alla Casa Bianca, annuncia che la riforma sanitaria approvata nel 2010 può essere modificata senza per questo abrogarla. Le mie priorità, spiega, sono i posti di lavoro, il controllo delle frontiere e la riforma delle tasse. Una risposta alle proteste che dal giorno della sua elezione continuano ad esserci in molte città del paese. Mano tesa anche ai democratici e dalla minaccia lanciata durante la campagna elettorale di voler istituire una commissione d'inchiesta su Hillary Clinton. Non è in cima ai miei pensieri, sottolinea Trump, che starebbe già lavorando alla composizione della sua squadra. Il suo vice Pence dovrebbe subentrare come capo del suo staff al governatore del New Jersey, Christie. Trump intanto deve incassare il giudizio duro del presidente della Commissione europea Juncker, secondo il quale bisognerà che gli spieghiamo in cosa consiste l'Unione europea e come funziona. Mentre in casa democratica è tempo di bilancio e di analisi. A determinare la sconfitta della candidata democratica sarebbe stata la presa di posizione dell'FBI sullo scandalo delle mail che avrebbe rafforzato l'affluenza per Trump. La lettera agli italiani all'estero, intestata al Comitato per il Sì e firmata da Matteo Renzi, continua ad alimentare la polemica politica. Tutto regolare, dice il PD, è una stranezza, ribattono dall'opposizione. Forza Italia chiede l'intervento di Mattarella, Grillo addirittura ne invoca la distruzione. Una lettera scritta agli italiani residenti all'estero, intestata al Comitato per il Sì, firmata semplicemente Matteo Renzi, senza nessuna qualifica, in cui si invita a votare per il Sì al referendum. Per le opposizioni la lettera di Renzi è già diventata subito un caso. Come fa il governo ad avere questi indirizzi e questi elenchi? Chiede Brunetta di Forza Italia. Stessa domanda se la pongono anche 5 Stelle, con Grillo che dal blog parla di lettera spam, un fatto di gravità inaudita, fuori da qualsiasi responsabilità morale e istituzionale, dice. Romani di Forza Italia chiede l'intervento di Mattarella, mentre per Quagliariello il minimo che si possa fare è chiedere di sapere da chi sia stata fatta la richiesta dei dati anagrafici dei residenti all'estero. Da parte sua Calderoli della Lega nota un clamoroso errore in una delle pagine. Il sito a cui gli elettori vengono rimandati per approfondimenti è www.bastausi senza la N. Dal PD sulla possibilità di utilizzo dei dati risponde il capogruppo alla Camera, Rosato, che invita tutti a leggersi i regolamenti in Gazzetta Ufficiale. Quanto alla reperibilità degli stessi, secondo il PD si tratterebbe di elenchi pubblici a disposizione di tutti. Sono quasi 5.000 gli emendamenti alla legge di bilancio presentati in commissione alla Camera. Tra le novità della legge, in arrivo con la manovra, la tassa sugli affitti temporanei e un tetto ISEE per bonus mamme e bonus bebè. Intanto il presidente Mattarella ha firmato l'atteso decreto sul terremoto. Una cedolare secca del 21% per chi attraverso internet affitta un posto letto, una stanza o una casa. Airbnb potrebbe finire assieme agli altri siti di affitti brevi nella prossima finanziaria. Questa è soltanto una delle tante novità contenute negli emendamenti presentati in Parlamento e che dovranno ora passare al vaglio della Commissione Bilancio e poi dell'Aula della Camera. Come l'introduzione in un emendamento targato PD di un tetto dell'ISE di 13.000 euro annui per poter usufruire del bonus mamma e di 25.000 euro per gli asili nido. Tra le proposte anche una norma contro l'evasione del bollo auto e multe fino a 180.000 euro per il bagarinaggio online. Un altro emendamento riguarda i lavori usuranti per i quali potrebbe essere introdotta la possibilità di andare in pensione con 35 anni di contributi. Intanto questa sera il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto legge sul terremoto, provvedimento che prevede interventi urgenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici di quest'anno, previsto il voto fuori sede per gli sfollati al referendum del 4 dicembre, il via libera all'installazione dei moduli abitativi e poteri speciali ai sindaci delle zone del sisma.
I pubblici ministeri della Procura di Roma hanno chiesto la condanna per 18 imputati nel processo sulla cosiddetta P3, una presunta associazione per delinquere che puntava a condizionare gli organi costituzionali, violando la legge Anselmi sulle società segrete. Le pene più alte sono state richieste per quelli che i magistrati considerano i capi di questa associazione: il faccendiere Flavio Carboni, 9 anni e 6 mesi, l'imprenditore Arcangelo Martino e il magistrato tributarista Pasquale Lombardi, 8 anni e 6 mesi. Per il senatore Denis Verdini, all'epoca dei fatti coordinatore di Forza Italia, i pubblici ministeri hanno chiesto 4 anni di carcere per corruzione, stralciata invece la posizione dell'ex parlamentare Marcello Dell'Utri. L'addio a Umberto Veronesi, oggi a Palazzo Marino, al funerale laico del grande oncologo, tra i tanti ex pazienti, il sindaco Sala ed Emma Bonino. L'ultimo saluto laico sulle note di Beethoven e della Turandot eseguite al piano da uno dei 7 figli, Alberto, direttore d'orchestra. La cerimonia d'addio al professor Umberto Veronesi nella sala Alessi del Comune di Milano è stata aperta dal sindaco Sala commosso, che ha ricordato le parole e l'eredità del grande scienziato. Ci si cura sempre da tutti i nostri mali, del nostro corpo e della nostra mente. Grazie Umberto per tutte le volte che hai compreso e sostenuto il nostro dolore. A ricordare il suo impegno e la sua serenità mostrata fino alla fine l'altro figlio Paolo, oncologo come lui. Per te è stato facile andartene perché eri sereno, ha detto, per noi è più difficile e ora siamo tutti orfani. Tra la gente, i suoi ricercatori, le tante donne che Veronesi ha aiutato nella lotta contro la malattia e la paura, accanto alla moglie, i figli, i nipoti, amici, ex sindaci, imprenditori, magistrati, i ministri Boschi e Martina ed Emma Bonino, che da poco ha sconfitto la sua malattia. Hai già vinto, ha detto, perché in Italia ci sono medici e professori che da te hanno imparato a non guardare più solo l'organo malato, ma la persona. Fuori da Palazzo Marino una folla commossa ha salutato il feretro. Veronesi sarà sepolto al Famedio insieme ai grandi che hanno reso grande Milano. E siamo al calcio. Domani per l'Italia di Ventura c'è il quarto ostacolo sulla strada ai mondiali di Russia, ostacolo peraltro abbastanza agevole in Liechtenstein. Vediamo il servizio. La previsione è 4, massimo 5. La previsione meteo, per carità, espressa in termini di gradi centigradi, non certo il pronostico calcistico, perché tutto vuole il CT alla vigilia del match contro il Liechtenstein, tranne che immaginare la partita come una sorta di allenamento di lusso a suon di gol contro una squadra che viaggia comunque al 183esimo posto nel ranking FIFA, ha preso 12 gol in 3 incontri di qualificazione e ne ha fatto appena uno. Noi abbiamo grande rispetto per questa squadra, la priorità è vincere. La seconda priorità è vincere con il modo con cui proviamo a farlo e poi tutto il resto è conseguenza. Ventura è troppo esperto per non conoscere i rischi di una partita come questa. L'Italia, che si esalta nei grandi impegni ma è in difficoltà contro le piccole, è praticamente inedita, con convocazioni allargate anche a causa degli infortuni a raffica e un modulo, il 4-2-4, che a nessuno degli azzurri è familiare nei rispettivi club di appartenenza. Un modulo nel quale l'equilibrio tra esperienza e gioventù va gestito ai due estremi: Immobile insieme a Belotti per i gol, più saranno meglio è con buona pace del CT, e Donnarumma a guardare dalla panca quel Gigi Buffon che ha 2 soli passi dalla partita ufficiale numero 1000, ma non ha perso lo spirito della prima. Ed è tutto, l'informazione torna come sempre domani con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.